potrebbe tornarci utile. Da Normandy, Joker, mi ricevi? Shepard, ne ho abbastanza di te. Ti opponi all'inevitabile. È inutile lottare contro le correnti cosmiche. Questa può sembrarti una vittoria, il sacrificio di un sistema. Ciò nonostante, le vostre grandiose civiltà sono destinate a crollare. I vostri leader si piegheranno a noi. Forse è vero. Forse non possiamo vincere. Ma combatteremo ugualmente come abbiamo fatto con la Sovereign. E come sto facendo adesso. Saremo pure insignificanti. Ma continueremo a combattere, a sacrificarci. E troveremo un modo. Questi sono gli umani. Sappi una cosa, prima di morire invano. Il vostro tempo è scaduto. La vostra specie finirà. Preparatevi all'avvento. Comandante Shepard, la Normandy è in arrivo. Ricevuto.
Vedo che si è ripreso. Ammiraglio Hackett. A quanto pare se l'è vista proprio brutta. Come si sente? Bene. Niente più visioni, se è ciò che intende. Non mi aspettavo di vederla qui. Lei mi ha fatto un grosso favore. Per questo ho deciso di ragguagliarla di persona. Questo prima che il portale esplodesse distruggendo un intero sistema Batarian. Si può sapere cosa diavolo è successo, comandante? Le hanno riferito qualcosa su ciò che è accaduto? So soltanto che le avevo chiesto di liberare Amanda Kenson. E ora mi ritrovo con un intero sistema spazzato via. Speravo che potesse spiegarmi il filo logico che collega questi due eventi. La Kenson aveva ragione. I razziatori erano vicini e distruggere quel portale era l'unico modo per fermarli. La Kenson mi ha tenuto sedato per 2 giorni. Ho acceso i motori quando mancava poco più di un'ora. Ho cercato di avvisare i Batarian, ma ormai era troppo tardi. I Batarian dicono che non ci sono superstiti su Aratoth. Almeno ci ha provato. E pensava che l'invasione dei razziatori fosse una minaccia concreta. Senza dubbio. Non c'era un minuto da perdere. Sono sicuro che sia tutto nel suo rapporto. Sarò onesto, Shepard. I Batarian vorranno vendicarsi. Ci sono già abbastanza prove per una caccia alle streghe. E non vogliamo una guerra con loro. Non con i razziatori fuori dalla porta di casa. Cosa intende dire? Le sue motivazioni sono comprensibili, ma... in quel sistema vivevano oltre 300.000 Batarian. E ora sono tutti morti. Sono morti per salvare miliardi di vite. Se avessi potuto salvarli, le giuro che l'avrei fatto. Non deve convincermi, comandante. Se fosse per me, le avrei già dato una dannata medaglia. Purtroppo non tutti la pensano allo stesso modo. Cosa suggerisce di fare? Le prove contro di lei sono inconsistenti per ora. Ma prima o poi dovrà recarsi sulla Terra e affrontare le accuse. Non posso impedirlo, ma... farò il possibile per appoggiarla. Non mi aspettavo di vederla a bordo di una nave di Cerberus. Cerberus non mi piace, né approvo i suoi metodi. Ma l'ha riportata in vita. E devo ammettere che ha a cuore le sorti della galassia. Inoltre, non so se questa sia ancora una nave di Cerberus. Dico bene? L'Alleanza teme la reazione dei Batarian in seguito a questo incidente. Molto. I Batarian cercano una scusa per dichiararci guerra dal momento in cui ci siamo mostrati nella galassia. Se i razziatori ci invadono, la galassia dovrà mostrarsi unita. Le altre specie non saprebbero con chi schierarsi nella guerra che ci vedrebbe contrapposti ai Batarian. L'Alleanza è preparata a un'invasione dei razziatori? Difficile dirlo. Sono servite diverse flotte, oltre alla Destiny Ascension, per annientare la Sovereign. Ed era un solo razziatore. Se i razziatori arrivassero in forze, non saremmo pronti. Mi farò giudicare, ma solo a missione conclusa. Per fortuna lavorare con Cerberus non le ha fatto dimenticare il senso dell'onore. Se la prenda pure con calma. Ma quando la Terra chiamerà, voglio vederla in forma smagliante e pronto a tutto. E questo lo tenga lei. Non ho bisogno di leggere il suo rapporto per sapere che ha fatto la cosa giusta. Sì, signore. Ha compiuto una vera impresa, comandante.